Don, qual è l'adamello? Indicalo. I've been trying hard to reach you cause I don't know what to do. Oh brother, I can't believe it's true. I'm so scared about the future and I wanna talk to you. Oh, I wanna talk to you. Secondo Luca richiederebbero una predica di almeno 45 minuti, però siccome so che questo potrebbe essere un po' difficoltoso in questo momento della giornata, la ridurrò a 42-43. Allora, per quanto riguarda il primo brano, non so se avete seguito la vicenda, comunque praticamente succede questo: Giosuè deve conquistare la città di Gerico. Abbiamo letto ieri dov'è Gerico. Dov'è Gerico? Chi è che l'ha letto ieri? Tutti noi l'abbiamo letto. Paolo, dov'è Gerico? Ale. Cognome? Stretto. Pomati. Soprannome? Stretto. Ale. Età? Quasi 16. 17. Sesso? Maschile. Maschile. Che scuola frequenti? Istituto Santa Maria Consolatrice. Professionale Don Bosco. Vabbè. Numero di piedi? 44. 44. I sette imperatori di Roma? I sette imperatori, non è il sette re di Roma? I sette imperatori di Roma. Tu tocca, papazzo. Devo dire sette o quello? I sette imperatori di Roma. Tre per già risposta. Roma. I sette imperatori di Roma. Nerone. È giusto. Cicco, Fede, Nano. È giusto. Nerone è giusto. Nando, io. I sette nani. I sette nani? Vabbè. Asmisolo, Eolo, Brancolo. Brancolo, Puglio. Brancolo. Senti, Mondo, mi assomigliava tanto. Brodo. Pisellillo. Pisolo. Basta. Rocco. Rocco. Cosa deve venire? Ci siamo, non si vergogna. Nome. Angela Rita Monopoli. Nome. Angela Rita Monopoli. Monopoli, cognome. Nome. Legge di me. Cognome. Monopoli. Cervi. Soprannome. Andy Monopoli. Uno, basta. Soprannome. Fede. Età. Sto fans. 18. 15. Sesso. Femmina. Femmina. Scuola frequenti. Istituto Tecnico Industriale con indirizzo grafico. Però. Liceo Leonardo da Vinci. Fatemi un urlo. Che voglia! Aspetta, torni indietro con le riprese. Con le mani posso finalmente bere. Con i due occhi, occhi innocenti, evidenti, posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro. E io alle 5 mi sono dovuta svegliare.
Troppa luce, donna. Troppa luce. E guarda, mi spiace, in effetti avevo pensato oscurare. Ma ci sono gli abballamenti, le dune. Dune come nel deserto. No, con lo stravamento. Macio, 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 poi quello lì che più chiavo. Mica spaccavo, mi trovo che ci sono troppi due giochi. No, il mio preferito è la Sega. È il primo gioco, era così. Togli tanto, ricarica. Allora, io penso di essere l'unico. Guarda, remulando la vetro del finasso, mi manca, ma... Occhio destra! Dove? Ce l'hai mani grosse. No, aspetta, di lato. Scusa, mi ero dimenticato di dietro. Posso di cosa? Come va? Bello. Un mondo che fritto. Andiamo, insomma, andiamo avanti. Donna, sì. Quello. In quanto fanno sta salita, ciclisti? Ragazzi, è dura e lunga, molto lunga. Qui non so se hanno speranza. Eccolo qua, sono Mauro Davide, già a piedi a terra, come sta andando? Ma tecnico, qual è il Don? Ed eccolo il Don. Don, tutto bene il mortirolo? Mi ha fermato una miraglia, dovevo dare una mano, ma per... Ok. Eccolo qua. Magno! Ciao, buongiorno! Tutto bene, Magno? Malissimo! Male, dai che siamo solo al secondo chilometro! Che bello! Ed eccoci qua, con i primi problemi. Crampi per Streparola? Dai, 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 che manca poco, 9 km e mezzo, dai, 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 dai! E riparte! Con un 33-12! Attenzione, mi ricordo, nel 1946, quando qua, il signor Ronden Franche partì proprio su questa rampa, lasciando. È iniziato il vero mortirolo. Subito gli, subito i fuggitivi. La maglia gialla, Luca Palumbo, in inseguimento ad Alessandro Pumati. Ed eccolo là. Cerca già la fuga sulle prime rampe del mortirolo. Cerca di lasciare indietro la maglia gialla Palumbo. Sta salendo con un buon rapporto, un 43-13. E va su che è una meraviglia. La fatica non si vede, ma siamo solo all'inizio. Mancano ancora 9 km. Ed ecco, stiamo vedendo il duo di testa. Luca Palumbo, ex maglia gialla in carica, e Alessandro Pumati, che vengono su con un gran rapporto. Sono i due fuggitivi di giornata. Sono partiti sulle prime rampe del mortirolo. E adesso eccoli qua. Stanno andando, il duo di testa va, va, va. Don Paolo, vincitore di numerosi tour. Come sta andando? Dove vuoi un po' d'acqua? E maglia bianca virtuale. Simone Benesso, che è su sulla rampa dura. Buono, buono. Ed eccoli qua, i due fuggitivi, Alessandro Pumati e Luca Palumbo, ancora abbastanza buoni sui pedali. Pumati ancora dietro a Luca, che sta dando, sta facendo l'andatura sulla rampa difficile. Hanno superato un primo tratto molto difficile sul 13%, e adesso là si profila un altro bel tratto duro. Attenzione, cambio. Mi ricordo quando qua nel 1932 ancora la strada non era asfaltata. Pumati in crisi, Pumati in crisi, deve essere il momento decisivo. È partito Luca Palumbo, va, attenzione, con una progressione devastante. Pumati non riesce a stargli dietro, ormai sono già 10 secondi. Sta andando col suo passo, una progressione devastante. Ed eccolo, è lui. E lui ormai sta salendo quasi ai 16 all'ora. Devastante la maglia gialla.
L'ex compagno di fuga della maglia gialla, Luca Palumba, Alessandro Pomati, che ha avuto qualche problema col cambio e quando la salita ha cominciato a rampare addirittura è caduta la catena, infatti è un minuto già di svantaggio quasi dalla maglia gialla sulla rampa più dura del mondo. Ecco i problemi alla catena per il corridore Alessandro Pomati, già la seconda volta che cade sul pezzo duro. Terza volta, clamoroso, sul mortirolo. Mi ricordo quando qua nel 1982 il padre di Alessandro Pomati, Sergio, scattò in faccia a Juanje. Anche lui però ebbe problemi sull'ultima rampa dove il cambio saltò, ma da gran meccanico rimase tutto a posto. Sono momenti tragici per Alessandro, ormai destinato a una resa. Come va, Don? Benissimo. Anche se il mio obiettivo è limitare i danni in questa tappa. Con Lorenzo Magnani, che ormai ha gettato la spugna per problemi tecnici. Puoi spiegarci cosa è successo, Lori? Sto sellino qua è un po' scomodo, un po' tanto scomodo. Per cui ormai al terzo chilometro di salita Lorenzo si ritira con onore, perché per noi anche l'ultimo a salire sul mortirolo è un eroe, perché veramente è una roba disumana. Gli facciamo tanti complimenti e arrivederci sul passo del mortirolo quando arriverai col pulmino. Grazie, Lori. Ed eccolo, ultima rampa per il vincitore di tappa, maglia gialla, primo in classifica, Luca Palumbo, ultimi 100 metri, ed eccolo, unico all'arrivo, ed eccolo che esulta, Luca Palumbo vince, ed eccolo, secondo classificato, Alessandro Pomati con anche sprint finale. Vai Don. Vai Davide. Dai, volata maestro. Va, va. Forza. Sì. Vai, vai. Via l'arrivo maestro. Volata, attenzione. Sì maestro. Vai. Vincitore di tappa Luca Palumbo. Grazie. Consegna la maglia al direttore Enrico 50. Devo mettere. Adesso mette la maglia. Oh. Lo sponsor fa dei meno sponsor. Esatto. Lo sponsor. Ammazza. Bacio dalle miss. No, niente maglia. No, aspetta.